Non mescamo io. Carry me for fun in my buggy. Che bella ragazza! Signori, assieme a Federica, la sorella dello sposo, vi vogliamo presentare un personaggio della televisione italiana. Colei che negli anni ha presentato tutti i programmi televisivi di Rai 1, 2 e pure 3. Signori, con noi oggi a Raffadali, Nicoletta Orsomando. Sei la più solare, la più bella, la più fantastica, ma te lancio la tata, non ti girare. Tina, vero? Sì, è la zia preferita. Sono io, no, vero? Proprio così la devo presentare? Sì, assolutamente sì. La zia preferita. Ok, quindi io cosa dico? Signore e signore, abbiamo con noi? Zia Dina, la zia preferita. Ma preferita da chi? Dallo sposo? Per capirlo, così mi trovo preparato. Penso di sì. Ok, va bene. E di cognome come fa lei? Bartolomeo, ovviamente. Certo, la proprio preferita. Preferitissima. Ah, due nomi, Bartolo e Meo. Va bene. signori, è pronta? Lei si mette proprio così? Okay, sì. Perfetto. Io che mi faccio? Ah, beh, già lei è alta, quindi. Sì. Sono io che sono basso. No, è lei che. No, lei è perfetta. No, è lei che è alta. Io sono perfetto. Grazie, è la prima che me lo dice, signore. È perfetto. La prima che me lo dice. Allora, signori, con noi zia Dina, che ci teneva tanto a dire a tutti che non è la zia preferita, assolutamente, però lo spieghi lei. Allora, avevo specificato che io sono la zia preferita. Che lei non lo sapeva, l'ha scoperto, giusto? Diciamo che lo sto imponendo. Signore e signori, buonasera. Sono Nicoletta Orsomando. Oggi vi voglio presentare il matrimonio del mio gioiello Giuseppe Bartolomeo e Monica Galvano. A voi la linea. Maria. Uno, olè! Ah, oggi bellissima gente. Complimenti, va? Grazie, Vanessa. Ah, Vanessa, lei da dove arriva, Vanessa? D'Aragona. Bene, italiana. Sì, italiana. Signori, assieme a Vanessa, direttamente dalla lontana Aragona, vi vogliamo presentare uno dei personaggi Mediaset Rai, Mediaset Rai, che oggi voleva essere presente in questo matrimonio che vede la famiglia Galvano unirsi alla famiglia Bartolo Meo. Ah, Seo. Oh, signori, con noi Maurizio Costanzo. Abbiamo con noi Giovanni. Come si sente, più rilassato? Sì. Ah, beh, certo. Cioè, ma dopo... lei si rilassa sempre qua? Quando ho tempo, sì. Ah, vabbè. Lo trovo il tempo ogni tanto per rilassarsi. Ci mancherebbe. Ah, okay. Ah, scusi un attimo che. Sì. Sì. Lo sta imponendo? Sì. Quindi io devo presentarla così? Assolutamente per forza. Sì. Signori, ci tenevo, ricomincio. Mi dica 1, 2, 3, ciao.
1, 2, 3, ciak. Signori, con noi dalla famiglia Bartolomeo, la zia preferita. Si vede subito. Lo dica meglio, scandito, preferita. Ok. Ah, hai visto, è giusto come l'ha detto sì, lei. Sì, per essere chiari, l'avevo detto. Che sia chiaro a tutti, che sia chiaro a zia Caterina, zia Giovanna, la zia preferita è la zia Dina. Questo l'ho imparato. Sì. Ok, signori, con noi in questo 26 ottobre, zia Dina, la zia preferita. Ecco. Rita? State buoni, state buoni, non ridere per piacere, tutti calmi, buoni. A scanso di equivoci, noi no, non abbiamo zie Rita. Rita, no. Perché la preferita è solo zia Dina. Chiaro. Ok, che ci teneva, diciamo, a trasmetterlo sì, così. Okay. Non così, senza troppo farsi notare. Così, molto... Alla leggera, sobria. In maniera proprio latente. Sì. Faccia... Ok, lei faccia l'indifferente. Lei faccia l'indifferente che io la presento come zia preferita. Va bene. Salve, abbiamo con noi zia Dina. Ma lei che è la zia preferita? E lei come lo sa? Occupato. Ah, no, perché lo rifornimi. Che aveva bisogno lei? Intervista. Intervista. È preparato? Preparato. No, io sempre impreparato sono stato. Mai scuola, mai preparato. Sempre impreparato. Non studiava? No. Perché studiare è... La grammatica, l'altro tipo di grammatica mi piace. Ah, giusto. Ok, possiamo cominciare la ripresa? Va bene. Sigla. Toda gioia, toda bellezza, notte, notte, l'ombre, l'ombre. Toda gioia, toda bellezza, notte, notte, l'ombre. Catere, tu sei la più meglio, ma te l'ho già latata, non ti si girare, eh? Maria,